ci troviamo di fronte ad un caso più unico che raro. La destra, Rinascita San Giustinese, il centrodestra. Per il comune di San Giustino, tre destre non saranno un po' troppe? Allora, premettiamo una cosa. Rinascita San Giustinese non è, e qui lo voglio ribadire con forza, l'ho già fatto in altre sedi, non è un movimento politico di destra. Chi mi conosce bene sa che l'appartenenza a partiti di destra non è mai stato un mio punto qualificante. Personalmente non sono mai stato di destra e dirò di più, abbiamo adesioni nella nostra lista, che ripeto si chiama Rinascita San Giustinese, in cui vi sono simpatizzanti addirittura di Rifondazione Comunista. Di tutti coloro che ne fanno parte, in primis la mia persona, non abbiamo tessere di partito in tasca. Quindi facciamo un passo indietro. Potremmo collocare il suo movimento nella forma di una lista civica? Assolutamente sì, è una lista civica a tutti gli effetti, prende spunto dai bisogni e dalle esigenze della gente che personalmente ho maturato e credo di conoscere, perlomeno per quanto riguarda San Giustino, ormai dopo 10 anni di mandato credo di conoscere abbastanza bene. Quanto al fatto che prima parlavamo di una proliferazione di liste cosiddette di destra. Questo temo sarà contento il sindaco uscente Buschi che avrà vita ancora più facile nella sua battaglia elettorale. Domanda secca, risposta breve. Se il centrodestra le richiama, Ferdinando Volpi che cosa farà? No, 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 ma questa è un'opzione che secondo me no, non esiste perché c'è Rinascita San Giustinese, è un'opzione valida, molto più del centrodestra, ha da dire tanto di più rispetto al centrodestra, è quello che ha dimostrato fino ad oggi il centrodestra a San Giustino, Rinascita San Giustinese va per la sua strada e sicuramente farà bene.